Questo tempo che voglio considerare insieme a voi è il tempo in cui Israele vede alle proprie calcagne questo nemico sempre più agguerrito, sempre più furioso. Ci vollero 10 interventi potenti da parte del Signore per permettere che questo popolo ricevesse il lascia passare, ricevesse questa libertà. In ultimo, la tremenda piaga, quella dei primogeniti, portarono ad esaurire le forze del faraone. Però subito dopo che le cose si tranquillizzavano, ecco, il suo pensiero fisso era quello di non lasciare andare libero il popolo di Israele. Dal punto di vista spirituale è accaduta la stessa cosa. Un avversario che ci teneva schiavi, schiavi nel peccato, schiavi con i vizi, schiavi con ogni sorta di legame. E noi ricordiamo qual era la nostra condizione spirituale prima di incontrare Cristo Gesù. Ci sentivamo oppressi, schiavi, terribilmente infelici, ma il Signore ci ha liberati con mano potente. Ciò che ci teneva legati a Satana, ciò che ci teneva sotto il suo dominio, il Signore ha sciolto quel legame, ci ha strappati dalle sue mani e ci ha resi veramente liberi. L'Iddio che ha iniziato un'opera nella tua vita, nella mia vita, la porterà a compimento. Ma non possiamo non tenere in considerazione che l'avversario continua a resistere. Dio non gioca con la nostra vita. Dio parlò prima al popolo di Israele, parlò a Mosè. Il Signore ci ha sempre messo in guardia che abbiamo un combattimento davanti a noi, un combattimento spirituale. Il rischio è questo, che se non facciamo attenzione possiamo essere ripresi dai vecchi legami, dalle vecchie cose che ci tenevano schiavi. Satana tenterà sempre di prenderci quello che di buono e di prezioso l'Eterno ci ha già donato. Ricordiamoci che Dio si muoverà in favore di questo popolo, perché anche se noi siamo infedeli, Dio rimane fedele. E ritorno alle parole di Mosè: non abbiate paura, state fermi e vedrete la salvezza che il Signore compirà oggi per voi. Infatti gli egiziani che avete visti quest'oggi non li rivedrete mai.